Amici YouTube, Peppino Audace, allora 28esimo episodio. 28esimo episodio. Roma Como. Andiamo avanti. Roma Como. Tanto va via. Chi è che va via? Hummels, 4 milioni. Ceduto Mats. Svilar. Potrebbe andare via Svilar. Potrebbe arrivare anche Kumbulla. Roma. Via Svilar all'Atalanta. Via anche Kumbulla. Ragazzi, a Roma Kumbulla al Bologna. La Roma si sta liberando i giocatori che Riccardo Nicola indica, ragazzi, indica. Più Bissek. Però ragazzi, Bissek dove giocherebbe nella Roma? Perché a 52 non è male. Allora pure indica. Potrebbe andar via. Tanto c'è Roma Como. Milan Atalanta. Vabbè, Icardi Bissek. Roma Como. Tutti gli occhi sono Mauro Icardi tripletta nell'ultima partita. Allora non dico che Riccardo Nicola può puntare lo scudetto, però su questi schermi è tutto pronto, si attende solo Teghi, Cardi, Rovella. Poi riprendiamo con la Formula 1 con Oliver Berman e non solo. Oliver Berman. Bella, Gelli. Nicolo. È iniziato prettamente la relazione con Stefania. E quindi oramai stanno insieme da 2 mesi. Giuseppe Riccardi con proprio la ex, c'è stato 2 mesi, ma starebbe pensando a Giulio Ottorini, il campione della Juventus. Possono sbloccarla qui. Ancora Zizou batte il miglior portiere della Roma. È Como che, se non sbaglio, ha battuto proprio la Roma. Rovella. Paredes. Reteghi. Sala. Pareggiato. Pareggiato la Roma all'andata. Rovella. Reteghi. Sione.
Hanno il pallone che può valere la parità. Eccolo! Retegui! Matteo Retegui! Attenzione a Roma perché deve cercare la vittoria, ragazzi, deve. Occhio al tiro della bandierina. Facile l'intervento. Passa Vigorito. Ancora 1-1. Pure all'Olimpico è 1-1. Partita che hai vissuta di momenti, Pier. Pareggia anche la Juve. Roma terza comunque. In questo momento, ragazzi, molto lontana da Inter e Milan. Si avvicina di nuovo la Juve. Però, ragazzi, l'importante per la Roma è rimanere tra le prime quattro posizioni. E arriva Bissek. Arriva Bissek per Randica. Un altro giocatore che può aiutare Nicola. Qua l'affare secondo me lo fa l'Inter. Guardate Riccardo Nicola quanto apprezzi Nicolo Zaniolo. Andiamo Magnan, ragazzi. Dove è finito? All'Inter. Quanto costa poi Magnan? Portiere in uscita. Sì, ragazzi, Thuram potrebbe tornare all'Inter. Attenzione perché la Roma farebbe l'affare. Se comunque Icardi è stato preso. Però i Radu, cioè Radu. Ma gli togli il portiere però. Togli il portiere. Arriva Mike Magnan. Questo è un grande acquisto, ragazzi. Va a togliere il posto a Radu, però. Va a togliere il posto a Radu, ragazzi. Però adesso bisogna prendere. Torna Marcus Thuram all'Inter. Bisogna prendere un altro attaccante. Qua stavolta l'affare lo fa la Roma. Stavolta lo fa la Roma l'affare, ragazzi. Ovviamente Riccardi costa troppo. Radu ovviamente viene tolto il posto. Magnan prende il suo posto. Adesso la Roma ha un gran portiere. Alle Arsenal.
dal Icardi. Lione lo voleva. Oh, Roma Sassuolo. Tutti gli occhi sono puntati su Icardi. Tre gol per lui nelle ultime tre gare. Manca davvero poco al calcio d'inizio. Icardi che potrebbe prendere la 9 perché è andato via. Ovviamente con la pioggia che rischia di condizionare anche Marcus Thuram. Copete l'Ariente Bolozza. Occhio al tocco in mezzo. Occhio Dragusin Montipo. Ultime due partite della Roma all'Olimpico. Sono non propriamente bene. Zaniolo. Nico. Rovella. Reteghi, reteghi. Non c'è Icardi in fuorigioco. Oh! Paz! Fa un gran recupero. Ciao, Reteghi, Pisilli, Reteghi. Può andare in porta qui. Ah, Reteghi, ragazzi. Due occasioni a Roma per andare in vantaggio. È troppo lunga per Rovella. Ah, due palloni a metà strada qua, non ci arriva Zaniolo. Bolozza. Mike. Calafiori. Pellegrini. Rovella. Diciamo che adesso un altro pareggio può venire fuori. Volpato. Volpato. No, perché qua Reteghi. No! Che brutto pallone, ragazzi, di Reteghi. Mavissa. Zaniolo. Reteghi, Reteghi. Reteghi, Mavissa. 0-0. Due pareggi per la Roma, ragazzi. Un piccolo passo in classifica. Gli attaccanti oggi avevano. Ma il Sassuolo piano piano di Dionisi sta salendo. Napoli Udinese 1-1 e in questo momento la Juve. C'è la Coppa Italia. Modena, poi Verona e poi Napoli. Ah, 2-2. Che è passato, ragazzi? Che è passato? No! Uscita ai rigori la Roma!
Ma col Modena, ragazzi. Un'altra sconfitta. Roma quarta. Ragazzi, oramai... Ah, Dragusin pure fuori. Andare a giocare Bissek. Ah, c'è Napoli Roma. Andiamo, Vinci. Roma deve tornare alla vittoria, ragazzi. Parte titolare dopo aver annunciato che potrebbe ritirarsi al termine della stagione. È tutto pronto per il calcio d'inizio. Ah, addirittura Mauro Icardi. Napoli fa da sfondo splendido al mezzo. Pensa al ritiro. Calafiori, Retegui, Rovella. Questo è l'11 di partenza per il Napoli. Simone Gusto, buongiorno. Nathan, Mario Rui e Matteo Politano, unico attaccante. Attenzione perché questa è una selezione al Napoli. E in questo momento si gioca un bel pezzo di Europa League. La Roma che non vince più, ragazzi. Passando non un bel momento la Roma. Kvaramanian, addirittura a perdere col Verona. Serve una scossa. Occhio al tiro della bandierina. Rigore per la Roma. E va Pellegrini. Possono aprire qui le marcature. E batte una Simon, ancora Pellegrini. Il caso del fatto che la Roma possa vincere sul calcio di rigore. Prova con questo filtrato, può nascere. Retegui a Zirze. Retegui. Palla in zona pericolosa. Retegui! 2-0 per la Roma. Che adesso può pensare anche a vincerla questa partita. Riccardo Nicola batte per ben due volte Antonio Conte. Politano. Attenzione, Politano. Occhio, Bissek! Magnan. Due giocano nell'Inter assieme. Di Marco. Magnan. È bel portiere Magnan, ragazzi. Rigore per il Napoli. Attenzione Magnan. Hanno l'occasione per dimezzare lo svantaggio. Palo Magnan. E poi Pellegrini. Palo in Magnan. E vince la Roma 2-0. E torna la vittoria. Squadra di Riccardo Nicolà. Vuole tornare a vincere, bravo Magnan. Vuole adesso ritornare a riprendersi il campionato. Bari Roma. Attenzione, Dragusin. Perché se Bissek non ha fatto male,
Riccardo Nicola scende di nuovo in Puglia, a Bari. Bari sedicesimo, rischia la retrocessione. Squadra di Moreno Longo. Oh, il Genoa è risalito. Sassuolo, Parma e Empoli rischiano la retrocessione. Al Bari in questo momento è salvo. Cardinicola andrebbe anche a Bari, eh? Club pugliese. Tutte le attenzioni sono su questo giocatore. Nicola Bell'uomo. Proprio lui di Bari. Cardinicola che l'ha avuto Bell'uomo. Novakovic, Schedler, Secker, Bell'uomo. Roma dopo aver vinto col Bari, col Napoli, prova anche a battere il Bari al San Nicola. Di Lorenzo. Ghiaie, Gin, Bell'uomo, Sokler, Pellegrini. La Roma vuole confermarsi dopo il successo ottenuto nell'ultima uscita contro il Napoli. Io ti chiedo un pronostico. Bravo Vicari. Anche se a Bari non è facile, eh? Ginna. Yeah, yeah. Bell'uomo. Bell'uomo. Supera l'avversario molto bene. Buon recupero del pallone. Bravo Dragusin. C'è la pioggia in Puglia. Riccardi che è sceso proprio prima al suo paese, poi prima a Cerignola, poi Roma 10. Bravo Ramos. Ma non è Sergio Ramos, vero? Ah, lunga. Ci arriva Vicari. Genna. Bell'uomo. Ancora 3 minuti da giocare. L'ultima occasione Roma. Retteghi. Retteghi, Retteghi! Non ci credo, Pepino Audace! Si è super. Finisce qui. Dunque, con risultato di parità. 0-0 Bari Roma. Invece dovrò accontentarsi di un punto. Non credo di sbagliare. Cardinicola esce. Non può essere così contento, di questo. Amaro da questa partita. Anche il Milan comunque pareggia. C'è Roma Atalanta, ragazzi. Andiamo a vedere perché in questo momento il Milan è a più 2 sull'Inter, poi la Juve. Attenzione, il Napoli è lì, Napoli è lì, ragazzi. Juve Inter. Bari Genoa. Allora, ragazzi, gioca Bissek.
Torna Radu. Torna Man, ragazzi. E torna Zirgz. Addirittura torna Radu. Sole di Roma. Ah, Roma e Atalanta si giocano l'Europa. Le loro invenzioni dipendono le speranze dei due allenatori di portare a casa la vittoria, che vale. A Roma si deve giocare la Champions, ragazzi, perché a seguirci per vivere tutte le emozioni di questa sfida. Però Riccardo Nicola tutto è pronto per punti, insomma, tipo ad esempio Bari. Perché a Bari Radu, partita, lo tiene fuori Magnan. Attento a quel portiere che dice di no. Riccardi, portiere non si è fatto sorprendere sulla conclusione precedente, ha salvato forte risultato con un grandissimo rigore per l'Atalanta. Episodio che potrebbe sbloccare il match. Deve essere... Oh, che gol di Ugo Duro. Ugo Duro. Intuito, ragazzi, intuito. Zaniolo. Zigze. Non concede nulla all'attaccante. Peccato, ragazzi, una bella azione della Roma. Tra l'altro c'è proprio Stefania oggi all'Olimpico. Azione che può diventare pericolosa. Bravo Bissek. Per godersi Roma Atalanta. Insomma, per lei stare con due calciatori, entrambi, Zirgz si è mangiato il gol dell'1-1. Zirgz, come ha fatto a mangiarsi un gol del genere? Zaniolo che voleva segnare sotto gli occhi della fidanzata, peccato. Ma questa partita deve vincere l'Atalanta, secondo me. Peccato, perché Alvarado. Ottima la copertura del difensore. Roma in contropiede ancora con Zaniolo. Retteghi. Trato Toloi. Toloi migliore in campo. Zag. Ragazzi, ha vinto l'Atalanta, ha vinto quinta sconfitta per Riccardo Nicola. Mi è sembrato abbastanza netto. Sì, Pier, guardando i replay direi che il penalty ci stava tutto. Chiaro però che i tifosi hanno altre idee. In questo momento il Bari e il Napoli, infatti, manda la Roma al quinto posto. Peccato, perché insomma Riccardo Nicola stava facendo bene e poi Parma Roma, l'ultima partita. A Parma, ragazzi, dovrebbe arrivare i tre punti, sa di avere tutti gli occhi puntati addosso oggi. Sarebbe pensato di lasciare il calcio, intanto maglia la titolare. Anche Di Lorenzo, ragazzi. Fine stagione. Non cambiate canale. Tanti potranno andare via a Roma. Intanto si gioca al Tardini. Serale con il gran...
grande calcio, le sfide notturne da sempre. Si gioca al tardini, ragazzi. Ferreira, insomma. Questo è un altro campo duro per Nicola, che dice: non stiamo attraversando un bel periodo. Il campo spesso ci beffa. Prendiamo e portiamo a casa. Sono arrivate due sconfitte nel giro di un mese per la Roma, che non era più abituata a perdere. Bravo Dragusin. Rigore per il Parma. Ma ragazzi, tanti rigori la Roma sta creando. Possono sbloccarla qui. Traversa! E stavolta la Roma si salva. Non c'è nulla qui. Roma, che era la squadra con più rigori a favore, adesso è diventata la squadra con più rigori contro. Occhio, Reguare Teghi potrebbe durare l'1-0. Si libera bene. Gioverebbe tanto. Re Teghi! E allora Roma deve vincerla questa partita. Bravo Re Teghi. Ne va della... ne va della partita, visto dopo la vittoria di Napoli sono arrivati pareggio. Mette sul primo palo. Ci ha provato Rovella. È sconfitta. Purtroppo. È tornato al gol anche Mauro Icardi. Icardi tutto solo. Mauro Icardi, 2-0 per la Roma. In questo momento la Roma si riprende un'altra vittoria. Anzi, due gol in questo momento per la Roma. Occhio all'occasione per riaprire il match. Ferreira Magnan. Chiaro che in questo momento si può giocare il quarto posto. Lexman. Attenzione alla possibilità. Man. Sì, Brian. Bravo Reteghi, 3-0 per la Roma. Pietta di Reteghi. Bene ragazzi, chiudiamo l'episodio con una bella vittoria. Tre punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente. Pellegrini a festeggiare, ragazzi. 1-1 già la Fiorentina. Roma torna quarta. Ah, in questo momento la Roma chi ha? È meno 1 dalla Juve. C'ha Empoli e poi Lazio. Poi Milan, Bologna e Torino. E la Juve l'avrebbe l'8. Allora ci partiamo nel pre-derby. Osimhen è andato al PSG. 1-0 vince la Roma. Con l'Empoli. Oramai è finita l'era Riccardi Nicola a Roma e in Romania.
Potrebbe chiedere anche le dimissioni, eh. Ah, ragazzi, per chiedere dimissione alla nazionale si è dimesso, ragazzi, si è dimesso. Cioè, ci sarebbe il Liverpool. Ma ci sarebbe anche l'Aston Villa. Cardi Nicola si potrebbe trasferire in Inghilterra. Intanto c'è il derby. Ma ce lo facciamo nel prossimo episodio. Finisce il 28esimo episodio. Bella a tutti e Pinaudace.